Come vi ho promesso, ho comprato i biglietti perché sono stato stronzo e vi ho chiesto troppi pochi like nel video appunto dove vi parlavo di Jamal. E niente, quindi mi toccherà andare fino in America, in Texas, a trovare Jamal. In America andremo tra fine luglio e le prime 2 settimane di agosto, quindi ormai diciamo che siamo qua, insomma, ok? Quindi se volete questo benedetto video con Jamal, aiutatemi, fate un raid sotto i suoi video, sotto i suoi post, sotto qualsiasi cosa, dicendogli che volete vedere un video con lui e me. Quindi lo stacchista più forte attualmente probabilmente al mondo, con me, che non sono ancora nessuno, però me, ok? Va bene? Ecco, per l'amor di Dio, aiutatemi perché io i biglietti li ho comprati solo per voi. Quindi voi ora dovete darmi una mano, un passo alla volta, una mano io, una mano voi, ok? Però ora basta cazzeggiare, devo allenarmi, sono stanco, mancano 6 settimane alla gara, sono veramente tanto stanco, quindi andiamo a far fatica, che oggi ho da fare 5 ripetizioni di stacco a un RP8 e spoiler! Da oggi rispetterò esattamente gli RPE, anche perché ho visto che se non li rispetto svengo. E quindi, ehi, voglio arrivarci vivo alla gara io, ragazzi. Quindi, dai, andiamo a far fatica. E voi vi chiederete, ma Matteo, perché proprio Jamal? Perché devi andare a rompere il cazzo proprio il povero Jamal quando, che ne so, c'è Russell Horry, c'è Jonak, c'è Rondelant, tutti atleti veramente al top del livello? Perché proprio Jamal? Perché attualmente lui è quello che secondo me ha staccato più chili raw, ovviamente non natural, però non è quello che ci importa. E quindi, ovviamente, se vuoi arrivare al top, devi imparare dai top. E quindi io voglio andare appunto a rompere il cazzo a lui, perché è uno dei pochissimi che ha staccato 500 kg, addirittura raw, quindi senza corpetto, senza tutte quelle circostanze che hanno gli strongman. Ok, ha usato una deadlift bar, però lui nella sua federazione usa quel bilanciere, quindi è inutile stare lì a dire, ma il bilanciere che flette, non ha il bilanciere IPF. E sti cazzi, lui nella sua federazione usa quel bilanciere, quindi ha staccato con quello, 500 kg sono. Ha usato le fascette, è vero, però parliamoci chiaro, il suo problema è un problema marginale, perché facendo la hook grip, una volta che sistema il dettaglio appunto del bilanciere che non scivola, è come staccare con delle fascette. Raga, ha staccato 500 kg, devo andare a rompere il cazzo a chi ha staccato 500 kg. Cosa farò? Stacco, ovviamente mi sono già scaldato prima con un po' di foam roller, un po' delle cose che devo fare pre-allenamento, quindi delle attivazioni. E adesso faccio il mio ramping di riscaldamento. L'obiettivo è fare 5 ripetizioni a RPE 8. Ovviamente sono in una condizione di fatica evidente perché a 6 settimane dalla gara, se le cose sono fatte bene, ci arrivi che praticamente sei piallato, tipo me in questo caso. Quindi un RP8 che potenzialmente starà sui 290 kg, su per giù, chilo più, chilo meno, comunque in questa fascia di chili qua. E in più un back-off. Il back-off non me lo ricordo, lo leggerò dopo. Probabilmente non ve lo dirò neanche perché, cioè, nel senso, oh, è il mio allenamento, robe top secret, cioè nel senso, se no qua dopo scoprite i segreti, i trucchi, i maneggi, le cose che non dovete scoprire, cazzo. Zacchete! Allora, sto cercando anche, visto che sono molto stanco, come vi ho già detto, di lavorare meglio sulla posizione, perché cos'è il mio difetto nello stacco? È che guardo in basso. Ovviamente ci sono scuole in Italia che ti dicono di tenere il collo allineato. Puttanate! Guardate verso l'infinito e oltre, perché è lì che dovete andare, ricordatevelo. Guardo alto e il peso sale. Guardi basso e ti accartocci sui maroni e non sale. Tipo quando mi sono accartocciato con i 338 e mezzo, tipo quando ho perso la presa con i 312 e mezzo in gara, perché sono andato qua tutto accartocciato, ho troppo grip sulla coscia. Situazioni spiacevoli, insomma, ecco, voi guardate verso l'alto, infinito e oltre, mi raccomando. Ma una domanda che forse vi sorgerà spontanea è: perché Jamal è doped? Cioè, nel senso, qua da noi in Italia la gente tende o a nascondersi o comunque a non gareggiare se doped. Perché in America invece gente come Jamal, gente come Jonak è dichiaratamente doped? A parte il discorso mentalità, che comunque è differente, loro hanno una concezione di sport diversa dalla nostra, meno salutare, ovviamente, però hanno una concezione diversa dalla nostra. Loro hanno delle federazioni in cui gli atleti vengono comunque pagati se vincono, federazioni non testate. Quindi fate 2 più 2, federazione che non fa test antidoping, soldi come premio, unisci doping, perché lì probabilmente poi
scelte personali, il gioco può valerne la candela. Se facendo sport vieni pagato tanto, comunque anche non tanto, ma soldi che ti coprono la preparazione e poi tramite gli sponsor vai a coprire quella cifra, sti cazzi, ok? Hai vinto. Oggi mi vedrete usare un pochino di più le fascette per due motivi. Il primo motivo è che, se vi ricordate, nella gara in cui ho staccato 340 kg mi si sono rotti ben due calli, uno sulla mano sinistra e uno sulla mano destra. Si sono proprio squarciati in una maniera abbastanza importante e quando succede così bisogna veramente avere pazienza, aspettare che la pelle non solo si rimargini ma che il callo vada a uniformarsi, altrimenti li strappate ancora ed è un circolo vizioso. Secondo motivo, perché non sono da demonizzare, ovvero io oggi devo fare 5 ripetizioni, ok? In gara non farò mai 5 ripetizioni, a maggior ragione oggi che sono stanco in vista della gara, tra 6 settimane, è inutile che vado a martoriarmi la presa, a star lì, a diventare matto, a pensare una cosa in più, quando già il sistema nervoso è stanco e pensare a quelle tre cose che servono per far stacco è difficile. Tolgo una difficoltà, che comunque è la presa, e vado a lavorare in modo più qualitativo su quello che è l'esercizio. Con qualitativo cosa intendo? Vado effettivamente a usare dei chili che vanno ad essere allenanti, non perché magari sono stanco, la presa un pochino mongola, allora metto meno chili, no. In questo caso le fascette sono utilissime e soprattutto quando si hanno dei carichi alti, sopra le tre ripetizioni, mettere le fascette è una cosa intelligente, ok? Perché sia mai che fallite la serie da 5 perché vi si smangia la presa, non va bene, ok? Quindi non demonizzatele, usatele con testa e cognizione di causa. Sono arrivato al peso che sembrerebbe essere quello del top set, 290 kg, speriamo di farle, di non cannarle, mi sento proprio stanco, però è giusto così ragazzi, ora con calma mi preparo, metto le fascette, bevo un po' d'acqua, mi sistemo e si parte. Mi fermo a 4, stanco, mi si è anche tappato il naso. Oh, ok. La mia fatica sistemica fa tipo uno scalino alla volta, si gira, mi dà uno schiaffo, io salgo per cercare di prendere di uno scalino, lei sale ancora di uno, mi dà un altro schiaffo. Va bene così ragazzi, bisogna stare tranquilli. In queste situazioni la persona media direbbe non riesco più a fare le cose, va, e andrebbe, cazzo che fatica ho fatto, e andrebbe a, psicologicamente, ad abbattersi. Qua invece entra in gioco l'atleta, fai fatica, sei vicino alla gara, fa niente, continua a martellare, non va bene il top set come speravi, ti impegni di più nel back off, fatto il back off, ti impegni nei complementari, sei sotto gara. Testa, serve solo testa. Allora, il top set è andato, ho riguardato il video, le ho fatte come volevo, sono felice, sento già nei commenti qualcuno dire Marzolla ha staccato il ciclo, fa fatica con 290 kg. E poi puntualmente in gara farò più dell'altra volta, quindi non so, funziona al contrario, mi sa che ci siamo confusi tutti. Comunque, stronzate a parte e stronzi a parte, mi stavo dimenticando di fare l'intra-workout che saluto Eddie, ciao Eddie, il mio nutrizionista, che mi ha detto di fare, ovvero devo prendere degli elettroliti e delle ciclodestrine. E guardate che figata, questo è il nostro angolino, quello dove vedete vedete che facciamo i video, le parti parlate, non è ancora completo, infatti vedete che un pochino c'è qua giù le piastrelle così, ma non preoccupatevi perché a giorni arriva la parte mancante del gommato e anche un'altra piccola chicca che però ragazzi non posso farvi spoiler perché io dico piccola chicca ma in realtà sono 220 kg di attrezzatura
cioè un solo attrezzo da 220 kg, ma veramente non vi dico altro. Ovviamente sempre di Strandshop, perché come vedete qua c'è praticamente Strandshop e basta. Mi raccomando ragazzi, l'Insta 6 se volete acquistare qualcosa. Mi fate un grosso favore, non tanto perché ci guadagno qualcosa, visto che come ho già detto è solo per voi, però mi dimostrate veramente calore e affetto ed è quello che ho bisogno in questi momenti anche sotto gara. Sentire l'affetto del pubblico che mi circonda, di voi ragazzi, quelli che mi scrivono, quelli che mi fanno sentire che ci sono, che sono vicini e che credono in quello che sto facendo. Quindi grazie mille. Ora permettetevi, vi ho ringraziati tutti, siete stati grandissimi. Devo prendere l'intra workout perché sennò svengo, cioè letteralmente mi sciolgo sulle piastrelle. E niente, ora mi siedo sulla panca dando fastidio ovviamente a Luca, perché vedete c'è Luca che si sta allenando, il Luchi si sta allenando. La mia integrazione intra-workout consiste in circa 40 grammi di queste che sono ciclodestrine. Sono carboidrati, ragazzi, servono sostanzialmente per avere energia in modo continuo e a rilascio comunque abbastanza rapido durante l'allenamento. Quindi fate la serie, date una ciucciata di queste e avete carboidrati che vi entrano in circolo in breve tempo, che non dovete aspettare come in un pasto che lo digeriate, che passi quel tot ore. Questo in poco tempo andrà a posto. Mentre in questo tubetto ci sono degli elettroliti, delle pastiglie effervescenti, che qua ce n'è solo una, ma ve la faccio vedere. Sono proprio delle pastigliette, così che voi buttate dentro il vostro shaker. E nulla, ragazzi, io queste cose qua ve le consiglio non perché mi interessa vendervi qualcosa, ma perché io, a contrario di molti fitness influencer che girano su YouTube, TikTok, Instagram, tutto quello che vado a consigliarvi di integrazione, attrezzatura, ve la consiglio perché la uso, cioè io stesso, vedete, sono cose che cazzo l'ho messo. Questo è semplicemente per mescolarle meglio. È tutta roba che io uso, quindi non mi interessa vendervi qualcosa dicendovi questo fa l'effetto miracoloso, che cazzo di effetto miracoloso volete che facciano? Quindi, questa è la mia semplicissima integrazione intra-workout. Questo è quello che vi consiglio. Sicuramente sarai scettico, quindi prova. Prova con il codice sconto, ovviamente, listen10, anche perché, ti ripeto, sono l'unico atleta serio agonista che vi porta questi contenuti. Se ve lo dico io è perché effettivamente c'è un motivo dietro. Quindi prova e fammi sapere nei commenti. Dai, fai il bravo, fammi sapere, dimmi la tua. So get to know niggas. Keep your head up, I want you to grow with me. See this gold on me, want you to glow with me. Yeah, all right, okay. We get it. No contest. Wait. See this gold on me. Serve up, Want nigga. you to glow. The world been dying, days is number, check the climb, and I'm sick of the harebrained scheme to get the riches quick. Play the long game, what Serene seems, this quick. From the back room to the hearts, I'm in the thick of it. I grind too hard for y'all not to see me a star, bitch. I'm raising a bar like they really pay me to talk. Ok, sto facendo il back off. Ho tolto circa un 10% dal top set, quindi sono a 265 kg. Devo fare sempre serie da 5, che sono stanco capo, perché 5 ripetizioni sono tantissime per me, sullo stacco quantomeno, è tendente al cardio ormai. Però, ehi, siamo qui, dobbiamo far fatica e quindi facciamo fatica. Nulla, mi mancano un altro paio di serie circa, devo ricontrollare la scheda perché non mi ricordo quando devo farne. Quindi siamo addirittura d'arrivo e nulla, sono stanco capo. Tanto stanco, penso che dalla mia faccia si veda pienamente che sono stanco, ma devono volare, devono salire, bisogna farli e bisogna fare altri chili, perché altrimenti in gara si fa schifo e poi ci sono soltanto le scuse da dare dopo quando perdi. Dai che figa! Demo! Demo! Tic tac, motherfucker! Motherfucker! E poi ragazzi, una cosa fighissima che mi è appena venuta in mente. Se per caso dovessi riuscire ad essere convocato al mondiale, che si terrà appunto verso fine agosto, mi pare il 24 agosto fino al 3 di settembre circa, io affronterò la preparazione in America, o meglio, una parte di preparazione, quella più succosa in America. Pensate che figata fare una preparazione per il mondiale insieme a degli atleti top mondiali, tipo Russell Horry, tipo Jamal Browner e tutta quella, la chiamiamo cricca, che gira in quelle zone, in quelle palestre, cioè sarebbe, sarei il primo italiano a fare una cosa del genere probabilmente, però per farlo
ripeto, ho bisogno di voi, quindi mi raccomando, ride sotto i video, veramente macello dovete fare il macello. Che tra l'altro mi è venuto in mente una cosa che devo dirvi, importante, perché sicuramente ai più attenti è venuto un dubbio e avrete detto, ma Matteo, ma scusa, tu stacchi regular, Jamal stacca sumo, perché vuoi prendere esempio da lui? Fermo, io non voglio prendere esempio dal suo stacco, che è fighissimo. Di Jamal voglio prendere quelle che sono magari delle chicche, delle accortezze tecniche o tutte robe del genere, o comunque semplicemente sentirmi ispirato dai suoi chili. Io riguardo, diciamo, alla tecnica, ai modi di allenarsi, guardo di più Ron Delant, che non so se lo conoscete, comunque è fortissimo, un powerlifter veramente forte, che tra l'altro allena Jamal, quindi questo Rondel è l'allenatore di Jamal, cioè stiamo parlando del top del top del top mondiale. Però ora basta sognare, lì ho un bilanciere che mi aspetta e devo finire la serie, quindi ci vediamo tra un attimo per le considerazioni finali. Vaffanculo, amico. Vaffanculo. Ah, io ho finito di fare stacco. Ora finisco di allenarmi con calma. Per fortuna è tutta roba leggera. Anche per questo non ve lo faccio vedere. Però va bene lo stacco, ma la settimana prossima torno a farvi vedere qualcosina sullo squat, che non lo vedete da veramente tanto qui su YouTube. Quindi in concomitanza di una cosa che sta arrivando, che dovrebbe essere qua forse a giorni, quindi a breve, lunedì vi faccio vedere lo squat. Non siete pronti, però state pronti, anche se non siete pronti. Mentalità.